Le immagini che avete appena visto sono quelle della pescata più bella della mia vita, che però non vi ho mai fatto vedere prima. Beh, perché in quella pescata sono successe davvero le peggiori tragedie. Quello che cerca di parlare invano sono io, e quello che sentite è il suono di un microfono rotto da 260 euro. Eh sì, perché in quella giornata ho preso tanta di quell'acqua che stavo per affogarmi. Ovviamente, col risultato che l'obiettivo della GoPro si era completamente appannato e tutte le immagini fantastiche che avevo registrato erano inservibili. Ma qual era il problema? Avevo un'altra telecamera in testa. Eh sì, un'altra telecamera che dopo quella giornata non ho mai più trovato e non ho mai capito che fine abbia fatto. Altri 440 euro che forse giacciono in fondo al mare. E per non farci mancare nulla, il giorno prima avevo anche rotto una canna da 220 euro. Ma per capire come sono andati i fatti, bisogna tornare alle 5 e mezza di mattina di quella giornata piovosa. Quella mattina mi ero svegliato presto proprio per andare a fare un video in un posto particolare. Purtroppo però il posto era occupato, mi sono dovuto arrampicare in rocce taglienti e scomodissime. E con l'acqua bassa potevo solamente utilizzare delle esche top water. Ho deciso quindi di cominciare con un bel walking the dog. Mamma mia, neanche ha toccato l'acqua. Andiamo per pesce. Quando è così, ragazzi, è un divertimento unico. Lo recuperiamo un po' più. Sì, dobbiamo cercare il grosso, quello grosso. Se n'è andato. Avevo trovato una di quelle giornate in cui ad ogni lancio si pesca un pesce ed ero talmente contento che cercavo solo di pescare il pesce più grande che ci fosse. Infatti, quelli piccoli li avrei ributtati quasi tutti. L'unico obiettivo era cercare di pescare il mostro, perché il giorno prima ne avevo persi ben due. Mi accorgo che però sul Walking the Dog stanno mangiando molto male e decido quindi di montare un'altra esca, il famoso popper di Enrico, che non sbaglia un colpo. Eccolo, ce l'hanno già dietro, eh. Allora, vedete, loro fanno così. Bisogna fermarsi 2 secondi. Due recuperatine. Magari oggi lo vogliamo più veloce, vediamo. Piano piano, l'attacco loro glielo fanno partire quando... Ecco, eccolo qua. E oggi serra sono talmente reattivi che mentre recupero il primo, un secondo se ne attacca sul popper e quindi sto recuperando due pesci. Non presi due? Incredibile. Allora, il cavetto d'acciaio serve proprio a questo. Ovviamente mentre recupero uno si slama, però quello grande rimane attaccato. Questo è un bel pesce, eh. Carino, guardate, c'è un altro, gli vuole rubare l'esca. Oggi serra sono talmente reattivi che sono costretto a pescare con un pezzo di cavetto d'acciaio davanti l'esca. Ovviamente questa cosa va fatta solo con le esche top water e funziona bene solo con i popper perché le altre si muovono male. Ma se non avessi fatto così avrei perso una quantità di esche incredibile e per fortuna che qualcuna sono anche riuscito a ritrovarla. Dopo aver utilizzato il popper fatto da Enrico, che si è dimostrato come al solito un'arma micidiale, decido di utilizzare un'altra esca storica, ormai introvabile. Questo, Quest'esca ragazzi, è il Moran Pencil. con i pesci serra è una bomba, Il Moran infatti appena Pencil. entra in acqua si scatena il panico. Eccolo. Vedete? Non è enorme. Col diluvio, ma è così che si deve fare. Allora, questo pesce stavano seguendo. Loro cosa fanno? Aspettano la linea degli scogli per attaccare. Vedete? Boh, non so la GoPro cosa serve. Dopo water è bello comunque, eh. Ha il suo perché. No.
E comunque, nonostante i Serra sembravano davvero indemoniati, non mangiavano su tutto. Infatti, si buttavano solamente sui popper recuperati a Stop and Go e sui Walking the Dog con un recupero molto ampio, ma non su tutte le colorazioni. Finalmente arriva Eva, ma viene accolta dal mare nel migliore dei modi. E nonostante tentiamo di fare finalmente delle riprese decenti con una videocamera degna di questo nome, i Serra non collaborano più. Comincia una pioggia torrenziale e solo dopo aver registrato 10 minuti di parlato ci accorgiamo che il microfono è rotto. Capiamo che è il caso di fermarci e decidiamo di tornare il pomeriggio, però stavolta in compagnia. Ciao a tutti ragazzi, oggi sto portando un abitante del luogo a pescare i Serra, visto che lui non riesce a trovare il Battute a parte, l'abitante del luogo è davvero bravo a pescare e nel giro di 3 secondi scopriamo che lì sotto c'è un inferno di pesci Serra. Che mettono veramente a dura prova le nostre attrezzature, che Danilo decide anche di maltrattare nel peggiore dei modi. È anche vero che utilizzare il guadino con quella risacca in quelle condizioni è quasi impossibile. Però si capisce subito che oggi sarà un pomeriggio davvero fantastico. Infatti i Serra sono tutti sotto di noi e si trovano radunati in piccoli gruppi. E a 50 metri di distanza da noi nessuno sta prendendo nulla. Siamo stati fortunati a trovare il punto giusto. Però anche oggi non mangiano con tutte le esche, e infatti Long Jerk, soprattutto il Momotti, di colori sgargianti stanno facendo la differenza. Io ne approfitto per fare qualche piccolo esperimento e provo in top water, ma non ho grandi risultati. Li vedete i pesci che sono sotto le esche e la seguono? E solo dopo una trentina di lanci riusciamo finalmente a riprendere l'attacco del pesce serra in superficie. E solo dopo che Danilo si era fermato per permetterci di fare le riprese. In realtà il serra non riesce a prendere l'esca direttamente, ma prima fa un paio di attacchi al vuoto e solo in seguito riusciamo a catturarlo. Notate come anche stavolta il recupero preveda delle lunghissime pause. E tra tutti gli esperimenti che ho fatto non poteva mancare il calamaro di AliExpress, una delle esche più brutte mai concepite dall'uomo, ma che stavolta, quando le altre esche non funzionavano, ha funzionato. Beh, di questa giornata fantastica avrei potuto farvi vedere altre 1000 immagini, ma purtroppo non so neanche se siano in fondo al mare o perse da qualche parte. Ma quando ci si diverte troppo, un piccolo pegno al mare bisogna sempre lasciarlo, e io ci ho lasciato addirittura una telecamera, anche se quasi tutti i pesci li avevamo rilasciati. Però quello che ho imparato è che anche quando ci sono milioni di pesci, anche quando sembrano mangiare tutto, in realtà non è così. Infatti si fermavano per mezz'ora, per un'ora, senza vedere neanche un attacco, e quando mangiavano lo facevano solo con determinate esche e con determinati colori. Anche se ogni tanto c'erano quei 10 minuti di follia dove potevamo lanciare anche un sasso con un'ancoretta e li avremmo comunque presi. E ora vi confesso una cosa, dopo aver perso la telecamera, per qualche momento ho seriamente pensato di non fare più video. Ma poi alla fine mi son detto, vabbè, le telecamere si ricomprano, domani è un altro giorno.